almeno 10 volte. Ma adesso mi fa raccontare di signore. Ma l'ha detto fa? Sì. Pure quando ha richiusi la lavatrice. Sì. 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 Dottore, ma se quando sto con le bambisco che brutto. Che dice, signore? Non lo so. Ma no, c'è cosa ti vuoi da fare qua? Devi far raccomodare quei signori, sì o no? Ah, sì, no. Prego, prego, accomodatevi. Antonello. Che sai, qui con questa donna che mi sento inappropriato. Qui c'era, anzi, c'è un solo donno. Giusto. E quello è mio padre. Ora va a me. Prego. Mi accomodo io con Serpante. Tu, Cesarino, accomodi su questa sedia. Ci volete separare? Sì, come a scuola. È meglio che vi separi. Non è che insieme no fate qualche guaio. E c'è un padre, no? Ormai sono loro che fanno l'uomo, no? La mettiamo apposta la situazione. Già. E ci sono situazioni da mettere a posto? Ci sono, anzi, c'erano situazioni. Ma non abbiamo sistemato tutta cosa. La morte di vostro padre, avvocato, aveva lasciato un vuoto. Pure a te, vedi Cesarino. Certo. Te guarda Cesarino quando si sta la prima volta a chiesa a me. Erano i capi che più piccini da te. E arriva più devastante. Le scarpe squasciate, quella faccia, bianca. Quel colore mi è sempre rimasto. Non ho per niente, mi chiamavo bianco. Ma non su quel colore. E c'è chi va a poco. Chi devastante pare che non ce l'hai avuto mai tanto. E c'è voluto di dire che eravamo pazienti. No, non penso che l'avvocato voleva dire una cosa del genere. Ah, no. Sì, come ci può andare impenetrabile, senza emozione, che arriva tutti i giorni. Ah, di un'altra cosa, come ci butta proiettile che a Tana non ti fece sparare, anche fin dalla canna della pistola la sì. Ma ormai, avvocato, sì. La vita, le nostre vite sono cambiate. Tu la vita è diventata un uomo d'affari, rispettato, ammirato. Mentre noi invece... Siete rimasti quello che era. C'è volete dire, l'avvocato. Facite brutto, sempre. Avete rimasto due operatori del crimine. Non dice che sono bandito. Avete proseguito la vostra carriera nel sistema malavitoso. Dunque, da carriera l'hanno spicciata. Sì, secondo me, io so capire che non ci spicciano mai. Io? Pardon, noi? Sì. Sulla prima ci siamo arrivati. Cosa? Cosa? Ci capo che dovete andare nei piedi. C'è per che oramai siete i padroni incontrastati di questa città, quell'oro. Loro che appunto dicevo Don Ciccio, come diceva appunto, loro di questa città se l'hanno venuto. E voi, tu che avevo questi accattati. Ma non manca ancora qualche speranza. È per questo che siamo venuti a trovarvi. Ah, io non so se posso aiutarvi, oramai tutti gli affari di mio padre li ho convertiti in attività legali. È proprio di quello che noi abbiamo bisogno. Sì. La deportatrice insieme a te, è vero? Certo, fu una delle chiede che ha preso a te portò la caccia di mio padre alla spalla. Beh, il figlio Umberto lo conoscete? No, l'assessore, sì. Dicevano che ci ha fatto una confidenza. Ah, la svelatura segreta. Ma tu? E sono segreta? Capo non ci sa. Ha sapito quella zona al lato di Marchetto? Certo, sì. Guarda, è una bella zona, tranquilla, sì. Pulita. Poi guarda, ma guardate, è pure nascita. Sì. Ma la ditta pure come si chiama? Aspetta, non mi sto parlando. Barone, sì, per favore. Ma che? Ma ci stai dicendo? No, aspetta, non è il barone. Ah! Arone! Arone Cinerino! Airone, Airone Cinerino! Proprio questo, sì. C'è cosa avesse mai a fare? Non avevo un giardino zoologico. Di più, avvocato. Di sì. Più. Addirittura. Sì, ci ha sapito quella società americana, no? La Lucchi si è c'è fece questa società? Poi qui aprono Luna Park. Beh, Luna Park, diceva. Poi si chiamano parchi a tema. Ambientati nell'antica Grecia. Si chiamerà, aspetta, ma l'ha detto. Ah, si muove sulla cosa. Acropolis. Sì. Ma voi, non mi dite a me un bianco per studio come
tua vecchietta. Circuso mi ha dato il biglietto omaggio. Beh, avvocato, senza il vostro appoggio, veramente dei biglietti non li possiamo nemmeno stampare. Ma io ho tante attività, ma una parola proprio che la devo fare fino già a te. Ma piace, avvocato. Sì. Ma piace che tenete sto carattere, sì, che trovate da ridere pure quando non ci avesse a servire. Avvocato, l'evento vostro è particolare. Dimmi che sei qui. Assessore, ha avuto un contatto con sta barcazza. Sì. Una mannata, aspetta, ma come si dice? Una delegazione. Hanno visto la zona e sono rimasti favorevolmente impressionati. E mi fa piacere. Ma la cosa bella, la sapete qual è? No. Cacchid non ci mandano la ditta loro a fare la no. Mandano solo un direttore tecnico loro dipendente. E è niente che decide tutto, sono cose, e qua solo ditta che hanno fatto. E voi sapete, noi teniamo quella ditta di costruzione, abbiamo fatto tutto chi da palazzo, chi da albergo. Allora, io sapete c'è qui il direttore tecnico? Una persona che voi conoscete bene, avvocato. Uno che diceva che è come un frate, ma buia. Continua a non capire. Continua a non capire. Avvocato, Francesco Chiusano, o figlio da pe. Non hai capito, avvocato. Avvocato, ma lui, il vostro padre, lo conoscevate bene? Erano un boss, sì. Ma la penna non le piaceva. La voce che c'era la era, ma quello che c'entra, amore, poi c'è un direttore tecnico, dice perché te fa amica, papà? Serpa! Ma c'è più da fare questa mattina? A tutta la ricorda a te, non c'è tu come la mia! No, una bocca, scusa. Ah, no, scusa. Non avevamo magari di rispetto. Ho sapito com'è, c'è qua. E com'è? Mi piace giocare. Ho sapito come lo chiamano, no? O giocatore. Va bene, un giocatore. E allora, come si chiama sto Francesco Chiusano qua? Sto Francesco Chiusano è niente che ha deciso tutta cosa. Ma il problema è sotto. Oppi! Adesso è un bel reale, un pacchetto convenzionato. Un figlio dell'amico di vostro padre, l'assessore. Sì. Avesse cangiato la zona. In che senso? Nel senso, avvocato. A cui la scelta. A questo. Il nido, strada cioffata non la ama. Quindi, se ho capito bene, l'assessore dovrebbe firmare uno sfratto esecutivo al volatile. Esatto. E per mettere quella firma, c'è un po' di inchiostro che arriva direttamente dall'America. E quando la lettera ci vuole? Diciamo che quella pelle su Massei, avvocato. Ce ne vogliono almeno 3 lire. E l'inchiostro costa molto? Ah, sì, sì. È un inchiostro pregiato, sì. Costa almeno 1 milione di euro l'intra. Ma da cazzo! A bocca! Mi meraviglio di voi, questo linguaggio. E poi l'altro problema è che permette quella firma. C'è con almeno 3 cristiani. Ho capito, solo che continuo a non capire però a cosa mi servo io. Guarda, ma bocca, gli americani, sì. I fratelli lo chiesi. Diceva che non sono di primo filo, sono amici delle amici, baciamo la mano e tutto l'altro studio di animali. E quindi, un gesto della scorsura, era da bisogno di garanzie. E quindi, chi di garanzia? La vita da avu! Non va bene. E perché non dovrebbe andare bene, avvocato? E come le dovrebbe fare queste garanzie? L'apertura di un credito bancario presso un istituto alle Bahamas. In casa chiude, quando l'inchiostro si usa. E se non dovessi accettare? Perché non dovreste accettare, avvocato? A voi vi piace a vivere tranquilli? Tenete una bella casa, sì. Tenete una mughiera giovane, bella fatta, in dolce attesa. Scusa, figli. A signora le piace a scappare con la macchina e può darsi pure che non giunga la frena, non c'è figli, ne va. Per sbaglio. E sta a casa? Sono la sua. Bello. Io non giuro che fuori. Avvocato. Ma che c'era che da perdere tutto così in una botta, avvocato? Ma c'è perché la dico?
tranquille, tranquille. Le società, le azioni. Questa è un'associazione da conoscenza, ma a dove tessera passano dalla torre a un figlio. Ho capito, lei direttore tecnico a Cernasera. Diciamo che la vita comincia da farci dare i lavori. So, anzi, sappiamo, che state in buoni rapporti. E a me è da tutta questa storia c'è così che mi preso. Tutta la nostra riconoscenza. E non so. Il 20% sugli incassi del padre, senza nessuna speciale aggiuntiva, avvocato. Diceva che la figlia l'avete fatta con presto, con la certezza di ricevere prendito. Ecco, giusto. State tanto? Dimmi, avvocato, assio la vostra madre perché vi vuole urgentemente. Addirittura, mi è successo qualcosa? Ma che è una cosa importante. Sentiamo questa cosa e poi decido io se è importante o meno. Ma bocca, è una cosa che riguarda la pizza che stiamo parlando e ha detto che è urgentissima. Non c'è caccia proprio la signora. Sì, ne vuole sapere una cosa. Mia madre, scusatemi qualche minuto. Avvocato, la mamma è sempre amara. E poi questa piccola pausa mi serve pure per fare una riflessione. È giusto, è giusto. Ti raggiungo subito, un attimino. Poi torniamo subito. Dopo la tanto, pure tuo figlio. Certo, guarda tu. Come no, già dopo prima come. Se guardava tu un... Come ce la pareva impossibile da questa tipa, ma guarda, ma che si dà lei, come ci voleva dire per qualche cosa. E quando si dice in testa? Come una piccina faceva. Aiuto! Aiuto! E no, già avuto tuo figlio. Giuro che a stavolta non si è stata a fare. Stavolta non la faceva niente, tu saluto. Però la piccola pena l'ha da pagare. Sì, mi è stato tranquillo, quel conto al credito glielo facciamo aprire e adesso andrò a marcare tutti i menù. E tanto a sto punto. A posto. Non si faceva da nessuno. Ma la solda che ha lasciato tu vecchia. Eravamo futtenu! Cioè, 3 milioni di euro, ci pensi? 3 milioni di euro e senza fare niente. Se vi posso offrire qualcosa? No, grazie, scusa, non vogliamo niente. Niente? No, niente. Stavo poi là così. Niente. Un bicchiere d'acqua? No, niente. Va bene. Bene, cioè, allora ho fatto quella volta della moglie. Sei un martino della salute, eh? Ehi, ma noi abbiamo fatto una scarpatezza che non abbiamo pigliato niente. Certo, a te ti piace proprio, eh? Con certe crociere ma non faceva mai. La vita assurdina è una vita comunista, no? No, grazie, avvocato. Non ci andava nulla, avvocato. E a voi, avvocato, non venite a voi? No, ho avuto accetto la vita da me. È facile così, soffra la bocca. Giusto. Solo fa! No, comunque siete stati abbastanza chiari. Non credo che la risposta la vogliate ora, no? La bocca. Pure stasera, avvocato. Sì. Pure stasi. Bene, allora noi togliamo il disturbo. Oh, che disturbo, Cesare, è sempre un piacere. Avvocato, allora noi attendiamo, eh? Attendi. Prego, Cesare. Grazie. E poi sa pure lo tuo. Sicuramente, Cesare. Assuntina! Pronto? Sì, sì, io so. Quindi uomo se ne esce, tutti e due, hai capito pure. Pure quella faccia da merda piano. Hai capito pure. E viene subito, così non andiamo a risposta cavolo. Aspetta, allora, Mimmo. Ciao, ciao. Dottore, ma ti chiamate? Sì, ma non stai chiuso niente, assolutamente. Io intanto vado un attimo di là. Sì, va bene. Ho dovuto comprare un attimo.
Ciemmo! La signora? Sì, accomodatevi. Grazie, grazie. Ascoltate, c'è tanto da qua. Devo anche marciare la rossa. Signora? Signora? Ah, è arrivato? Sì, sì. Anche è arrivato. Allora, che dici? Ma fa la vedova a confronto? Nessuna vedova. Ma cosa stai la vedova sei tu? Io mai tu meglio. E dici ma così? Allora il grande giorno è arrivato. È arrivato. È arrivato. E non ci sei da